Kendall Jenner assediata dai fan alla Fashion Week, ti amo, Milano. La Milano Fashion Week ha visto sfilare una delle modelle più attese e pagate del mondo, Kendall Jenner ha tenuto fede alla sua fama richiamando migliaia di fan da tutta Italia accorsi solo per lei. Un nome che è tutto un programma, uno dei volti più richiesti dalle passerelle, Kendall Jenner è stata una delle protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week 2017, insieme ovviamente alle sue migliori amiche Bella Hadid, Gigi e Hailey Baldwin. D'altronde sembra che ormai qualsiasi cosa facciano i membri di casa Kardashian sia destinata al successo, come se la buona stella sotto la quale sono nati continuasse ad accompagnarli nel loro cammino. Terza modella più pagata al mondo, con un patrimonio di 18 milioni di dollari, Kendall Jenner è anche una socialite e un influencer molto seguita dai teenager di tutto il mondo. Tanto che alla Milano Fashion Week si sono riversate orde di adolescenti che hanno fatto di tutto per ottenere un selfie con la supermodella di casa Kardashian. Lungi dall'essere infastidita dalla folla, Kendall Jenner ha voluto rendere omaggio ai suoi fan pubblicando una foto sul suo account Instagram che la mostra tra centinaia di mani protese verso di lei, Love, Milano, e la scritta che accompagna questo scatto, vero e proprio simbolo del livello di venerazione che c'è verso la top model. Kendall ha lasciato Milano insieme alla madre Kris dopo i rumors su Kylie, la sorella minore che si dice essere incinta di Travis Scott. Torneranno negli Stati Uniti o andranno subito a Parigi, dove sta per iniziare l'ultima e conclusiva Fashion Week dell'anno? Tra amore e polemiche. Nonostante sia una delle top model più amate del mondo, Kendall Jenner è anche una delle più criticate. Aveva fatto molto scalpore lo spot Pepsi realizzato dalla modella qualche mese fa, e che la vedeva offrire durante una manifestazione una bevanda fresca ai poliziotti. Un video che a molti è potuto sembrare innocente, ma che agli occhi dell'opinione pubblica americana è risultato essere un vero e proprio insulto alle proteste che stavano avendo luogo proprio in quei giorni negli Stati Uniti, e che vedevano migliaia di persone scendere in piazza al grido di Black Lives Matter. L'atteggiamento compiacente di Kendall Jenner nei confronti delle forze dell'ordine è stato additato come mistificatorio, e la modella è stata accusata di voler appannare una protesta nazionale usando la sua popolarità. Le critiche sono state così forti che addirittura la Pepsi ha ritirato lo spot, e Kendall Jenner è stata oggetto di un vero e proprio linciaggio mediatico sui social. Ho sentito come se la mia vita fosse finita, ha commentato Kendall in un episodio del reality show Al passo con i Kardashian. Anche la CEO di Pepsi, Indra Nooyi, ha recentemente deciso di commentare l'episodio, ormai avvenuto qualche mese fa, ho sofferto molto di quanto accaduto perché quest'azienda è conosciuta per la sua diversità, e il fatto che chi abbia prodotto e approvato lo spot non si sia accorto che poteva sembrare una connessione con Black Lives Matter mi fa scoppiare la testa. Non ho visto quella scena. E prendo tutto sul personale. Quando ho visto che le persone erano arrabbiate ho cancellato tutto. Ci sono persone su entrambi i fronti, ma il nostro obiettivo è non offendere nessuno.